Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta Donizetti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono burro morbido, zucchero, albumi, tuorli, farina di tipo 00, fecola di patate, vanillina in polvere, maraschino, albicocche secche infarinate e tagliate a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Adesso posizioniamo nel boccale la farfalla, versiamo gli albumi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3,5. Gli albumi sono montati, mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale con la farfalla posizionata, mettiamo lo zucchero. Ed il burro. E lo facciamo montare per 3 minuti a velocità 3. Dal foro del coperchio aggiungiamo i torli. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. Togliamo la farfalla dal boccale. Adesso aggiungiamo nel boccale la fecola di patate, la farina, il maraschino e la vanillina. Azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo adesso gli albumi. E amalgamiamo per 20 secondi antiorario, velocità 3. Aggiungiamo le albicocche e facciamo amalgamare per 10 secondi antiorario, velocità 2. Trasferiamolo in uno stampo ben imburrato del diametro di 20 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta Donizetti. Grazie e alla prossima ricetta.